Si è aperta la diretta. Allora, Ah, ok. Allora, buon pomeriggio a tutti. buon pomeriggio. Buon pomeriggio. buon pomeriggio a tutti. Siamo qui per la promozione natalizia e abbiamo presentato un programma abbastanza originale perché non è tutto al 100% inerente al Natale, ma ad argomenti che possono comunque avvicinarsi. Tipo il cielo, le stelle, la cometa, i viaggi, delle vacanze, vacanze di Natale, l'amore, dei buoni sentimenti, del Natale, Esatto, Natale, la Natale tutto alla pace, grande, dentro e fuori. tutto quello che può essere Natale, tutto. E quindi incominciamo con la prima intervenuta, la sentiamo in registrazione, perché Ok. per motivi personali in registrazione distaccata. Partiamo con la Rosalia che ci presenta la sua poesia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Rosalie Ferreri e vi leggerò una delle mie poesie che spero sia di vostro gradimento. Il messaggio. La mano guida le lucenti stelle nello spazio immenso dell'infinito. Ammantata dal buio che la circonda, si appresta a scrivere per te una poesia. Intanto che la mano scrive e la mente a te pensa, qualcuno scrive un messaggio nello spazio. Rincuorati, mia cara, dice egli. I granelli restanti del vostro amore rimarranno sempre nel firmamento. Ciao Emanuela, spero che vada bene così. Ok, sì, va benissimo così. Purtroppo non possiamo farti domande perché non sei in diretta, però l'abbiamo sicuramente accolta con molto piacere. Sicuramente ha qualcosa del Natale dentro, ci ha fatto immaginare un po', no? La notte di Natale. Sicuramente, sicuramente. Sì, belle immagini ci ha dato. E anche molta partecipazione. Sì, molto intensa, Davvero. profonda direi. E Ma poi io in realtà sono meno esperta, quindi forse posso cominciare io perché forse sono più curiosa nel sapere delle cose. così facciamo le due scrittrici di poesie che devono essere ancora pubblicate, infilano dietro l'altra e poi tutti quelli che sono stati pubblicati. Invitiamo tutti quindi a conoscere queste due nuove autrici, a scoprirle perché sono molto brave, scrivono cose particolarmente interessanti. Adesso vediamo cosa ci racconta. Sì, ok, posso iniziare io se va bene per tutti? Sì. Certo. Ok, io mi presento, sono Alessia Mignola, insomma ho iniziato a scrivere un periodo non proprio facile della mia vita, in cui mi sono ammalata di fibromialgia, quindi non avevo, diciamo, tanto tempo per poter vivere, diciamo, al di fuori della stanza, quindi ho Capisco. iniziato proprio per liberazione, ma proprio per un istinto, un impulso che fino ad allora era rimasto, diciamo, coperto da altre cose che la vita, come si sa, ti distoglie. E quindi ho iniziato, diciamo, per stare meglio a scrivere varie cose, tra cui anche un documentario che ho fatto anche per la fibromialgia, perché in prima persona mi piace proprio sensibilizzare la gente sulle malattie rare. E poi diciamo che ho un tipo di poesia molto crudo a volte, nel senso che ho parlato di guerra, che non è facile farlo perché non, per fortuna nostra non ci siamo trovati comunque in una situazione del genere. No. Ho cercato di, in un modo delicato ma anche crudo, di mettere proprio in prima scena quello che si vive nell'immaginario proprio di una persona che si sveglia la mattina, il giorno prima sta camminando, diciamo, per una strada con dei negozi, il giorno dopo non c'è più niente, non c'è famiglia, non c'è più una strada, non c'è più una casa. Per me è stato molto importante perché in primis, vabbè, sono contro violenza e tutto quello che può riguardare, perché secondo me non porta solamente distruzione e
non è costruttivo nel mondo, quindi in primis questo, e poi seconda cosa perché credo che queste cose che sono così forse anche palesi oggi, perché viviamo di telegiornale, quindi guardiamo, accendiamo, vediamo che alcune città stanno in guerra, ci sembrano quasi normali, perché vediamo delle immagini per televisione, ma effettivamente soffermarsi proprio su quello che si prova è, diciamo che la mente un po' lo rifiuta e dall'altro è comunque estremamente complicato, e quindi ho cercato anche in questo di essere molto delicata, perché è un argomento così delicato, però anche di sensibilizzare proprio la gente a questo. Altri scritti invece sono per esempio di cose che io ho vissuto, sogni, immagini, ricordi di bambina, che cerco in una poesia molto molto breve di far cercare a chi legge di vedere proprio le stesse immagini che io ho vissuto, quindi è molto descrittiva e molto immaginaria, diciamo che queste sono state un po' le tematiche che, dal quale io mi sono ispirata. C'è guerra e deserto, vuoto e echi, buio. La veduta è teatrale, quasi spettrale. Sono sopravvissuta. Guardo fisso le macerie per alcuni minuti. Poi cammino. Fa freddo. Vorrei qualcuno con cui parlare. Nuovi occhi per ricominciare. Aspetto su una panchina un bus che non arriverà mai. Le ombre immobili mi fanno compagnia. E le vetrine sono sporche, graffiate, ma le fisso per ore. Come se ci fosse ancora il mio abito preferito su quel manichino. Quasi fa tenerezza come me. Continuo a vagare. Non cerco nulla. Vivo nel vuoto dell'esistenza. Che oramai non ha più nulla per cui farci emozionare. Sempre nei miei scritti, ecco, direi così, è la coscienza, è la realtà. Quindi rimanere anche con i piedi per terra, a differenza di altri scritti, io resto sempre con i piedi a terra e mi piace smuovere le coscienze, cioè mettere realmente quello che la vita, quello che fa parte anche della vita, e cercare in quello che sia anche brutto di dare una speranza, una mano, un gesto buono. Una pacca sulla spalla, che può essere da un gesto minimo ad uno più eclatante, ma cercare comunque di donare al momento giusto dare comunque sollievo alla persona. Diciamo che in alcuni miei scritti, non in tutti, che poi ho il link comunque su YouTube, dove io spesso associo sempre un po' musica, parole, per dare poi anche tempo di pensare a quello che io scrivo. Sempre Marla con la chiocciola finale su YouTube, insomma ci sono diversi scritti. E alcuni sono, insomma, come ho detto prima, miei ricordi che dono, e altri mi piace smuovere le coscienze delle persone, perché sono molto attiva nella vita anche in questo, e mi piace farlo anche attraverso la poesia che resta, quindi può essere riletta e riletta, in modo tale da poter
magari in un momento diverso poter fare, poter dare un qualcosa che magari serve a fare qualcosa di buono. Il Natale per me è questo, fare un gesto buono verso un'altra persona, nel mio piccolo. Quindi io tutto l'anno cerco di essere questo tipo di persona. E se lo riesco a trasmettere anche solo ad una persona, io sono contenta così. Abbiamo appunto sentito l'introduzione all'inizio, adesso vogliamo sapere un pochino di più. Sì, vabbè, io non ho una raccolta, come ben sapete, però voglio presentare questa, come ho accennato prima, questa sulla guerra, perché boh, cioè, per inerente diciamo, ai vari stati d'animo del Natale, è dato comunque i fatti recenti che abbiamo vissuto, secondo me è centrata, insomma. In realtà, come devo dire, vorrei che si parlasse di più di tante tematiche. Oh, vabbè, si parla della guerra qui, ma che può sembrare pure un argomento abbastanza pesante, retorico, però in realtà se ne parla troppo poco perché è diventata normalità questa cosa. E per me non bisogna chiudere gli occhi mai, né su quello che possono essere malattie, né su quello che può essere la guerra, né nelle ingiustizie proprio in generale. Quindi in realtà non sono fuochi d'artificio quelli che noi vediamo in televisione, ma sono bombe. Non sono urla di felicità, ma sono urla di terrore. Si ritrovano negli occhi di un bambino che quando improvvisamente la corrente va via perché ci sono le bombe, dove non è possibile più riaccenderla per poter rincuorare un bambino. E questa è solo un'immagine lieve, diciamo, di quello che provoca. Quello che io ho cercato di fare è questo connubio di suoni di bombe e della persona e del soggetto che in prima persona parla rende molto di più. Quindi leggerla solamente così non renderebbe. Si trova anche su YouTube, in realtà l'ho detto, quindi se siete curiosi, insomma, di andarla a Allora, vedere. dici il titolo e il canale bene, così la si può trovare più facilmente. Ok, in realtà questa è nata con la guerra in Siria, quindi si chiama Siria dal mio punto di vista e si può trovare sul canale YouTube Marla, però con al posto della A finale c'è la piacciolina. E niente, che cosa dire? Io mi auguro che a Natale, insomma, le coscienze, ma non solo a Natale, cioè io il Natale lo intendo tutto l'anno, sei chiaro, perché insomma noi ci avviciniamo sempre di più a queste tematiche, che immedesimarsi in quello che noi non viviamo è l'unico modo per capire le altre persone. Forse questi scritti possono essere pure a volte poco digeribili, però tramite la paura, tramite le immagini, tramite la tachicardia di chi vive in prima persona queste cose, secondo me si riesce a smuovere qualcosa in più. Per me siamo tutti un'unica razza, ecco, questo è il messaggio che vorrei dare. L'unica razza che esiste è quella umana, senza nessun tipo di distinzione. Ed è questo che secondo me, se tutti pensassimo in questo modo, sicuramente il mondo per me sarebbe decisamente migliore. Con questo voglio chiudere Sicuramente, qui. sicuramente. Voglio chiudere qui. Grazie. Allora, io volevo chiedere una cosa. Cosa vi sentite dentro? Che cosa c'è del Natale nei vostri scritti sempre? Ecco. Ok, chi vuole partire? Parto Parti, parti, vai. io? Vai. Sì. Allora, io prima di tutto, quando sento quello spirito di Natale, praticamente sento la gioia dentro. Allora io trasmetto più che altro speranza, ma anche nella maggioranza delle mie poesie io trasmetto speranza sempre, anche in casi in cui c'è malinconia, tristezza e quant'altro.
Comunque trasmetto sempre messaggi di speranza e di fede, tra l'altro, al lettore. E questa è una particolarità delle mie poesie, una caratteristica delle mie poesie, trasmettere messaggi di speranza e mai perdere la fede e credere in se stessi. Invece Per me le altre. il Natale, per me soprattutto sarebbe stata una famiglia tipo tradizionale, una famiglia unita, unita sempre però, non soltanto per il Natale. E infatti in particolare mi riferisco al racconto che ho sottoposto a Manuela, il signore in vettura. Che in realtà non parla, sembra non parlare di Natale, anzi, il contrario, perché si parla delle famose villeggiature che usavano negli anni 60-70 al mare, però dove emerge questo diciamo, spirito unitario di questa famiglia che affronta queste avventure tragicomiche del treno, insomma, del treno, del taxi. E diciamo, del camioncino che trasporta mezza casa nel luogo, diciamo, di villeggiatura e viceversa, con questi nonni, insomma, che sostanzialmente comandano una specie di armata Brancaleone, insomma, ecco. No, che Cioè, bello. che quello che narro è quasi rigorosamente vero e Emanuela ne sa qualcosa. Ma Vogliamo sapere il tuo Natale. Vai, vai, Emanuela, vai. Il mio Natale prende un po' tutto, perché mi piace sotto tutti gli aspetti e infatti ci sono diversi tipi di racconti dove viene citato come sfondo o come periodo in cui si svolge l'avventura o proprio è fondamentale perché comunque va a toccare proprio quelle virtù che specificatamente si legano al Natale, come nel caso della serie delle Befane. Si va proprio a toccare la fede, la speranza, in particolare questa, poi si va a toccare nell'ultimo il perdono, quindi due di speranza, uno di fede e uno di perdono. Bellissime Mentre tematiche. invece per quel che riguarda appunto le ultime novità, c'è appunto la riedizione di un fantasy. Dove c'è sia appunto il momento tragicomico delle vacanze che io mi sono immaginata, però pensando anche a delle persone in un certo senso anche reali, che si vanno invece a incontrare con persone immaginarie al 100%, sempre nel periodo, diciamo, magari più 70-80, perché sono quelli nati negli anni 60, però comunque loro conoscono nel 60 che ci sono nati, e come ragazzi vanno nella casa di questi genitori della loro amica e lì appunto c'è famiglia, amicizia, unità, tutte varie cose. Addirittura si parla di un angelo custode dei maghi che non è proprio un angelo comune perché è mezza strega, però è perché appunto loro sono magici e hanno i poteri, quindi lei deve avere a sua volta dei poteri. E quindi questo fantasy che tanti vogliono associare invece all'Harry Potter per il fatto che ci sono questi ragazzi giovani che vanno in una scuola, c'è cioè il cattivo da sconfiggere, forse perché io appunto facendo anche i raduni mi ero ispirata per uno spettacolo di beneficenza che parlasse appunto di accoglienza, eccetera, eccetera, a questo perché andava molto nei cosplay anche prima della pandemia a fare Harry Potter, ma non è che io volessi al 100% fare una cosa su Harry Potter, mi ispirava perché tutti dicevano vogliamo i malandrini, non c'è una fanfiction sui malandrini, quindi ho preso quella Vabbè, epoca. però è perfetto come regalo di Natale, perché in pratica c'è stato tutto quello che c'è, cioè la magia, che comunque, sai, a Natale è molto più predisposta, la fantasia, cioè è bellissimo. Infatti a questo lo vedo molto Natale, invece poi c'è Sì, appunto come l'ultimo, la novità più fresca, che è quello che ha vinto la fiera insieme a un altro mio del 15-30 agosto,
di quest'anno, dove il Natale è la vicenda, ma è anche il motore che permette a loro di fare tutto questo, perché nella mia testa nel Natale si realizzano i desideri, no? Questo modo della magia del Natale, ma cioè non come appunto bacchetta magica, ma proprio il periodo che dicono è il periodo più magico dell'anno, i sogni si avverano se tu sei buono, se tu hai speranza. Quindi nonostante ci sia anche un giallo, ma alla fine loro riescono a ritrovarsi, a ricreare la famiglia, a ricreare delle amicizie. Sì, c'è il giallo, però è molto comico, molto sopra le righe, pur essendoci l'indagine, ma perché proprio vuole raccontarti la ricerca di questa unità, sia a livello familiare sia a livello anche di se stessi, di capire come mai sia così, di trovare un senso alla propria vita, al proprio futuro, e i sogni dei buoni si realizzano. Questo anche, c'è una serie, sono tutti autoconclusivi, prima c'è la storia della madre, poi c'è la storia della figlia, e lì è No, ancora più pregnante, perché c'è proprio il discorso in cui dice: io chiedo questo perché voglio avere questo grande desiderio, e sono sicura che se io sarò buona lo otterrò, perché a Natale ci sono i miracoli e poi il miracolo avviene. Proprio ok, per far capire il Natale, le grazie che possono arrivare se tu effettivamente ci credi, però anche nel Natale, non come cioè, certo. solo come magia, così magari che può piacere anche ai bambini, un po' magari per bambini grandi e per adulti. Vabbè, certo, poi il bambino, diciamo, vede la magia, la persona più adulta poi coglie altre sfumature, che è giusto così, poi ogni età coglie il suo, Sì, ho cercato di fare una cosa un po' per tutte le età, tutti magari. età, esatto. Cioè, a partire sicuramente tutti dagli. Adesso tutti sono abbastanza più avanti, quindi anche dagli 11 anni volendo. Io dicevo dai 14 una volta, ma probabilmente No, adesso già no. dagli 11 possono tranquillamente leggere tutto. C'è comunque per quello che è più sognatore, quello più realistico, c'è sempre una cosa per tutti. Poi sono più evoluti oggi i giovani e quindi ho voglia se vuoi partire da 11 anni, ho voglia se. Non sono più 14 anni, cioè No, gli sono più 11 anni di una piccoli. volta. E appunto per quello. Sì, infatti. Ok, allora facciamo un giro dove magari. Boh, facciamo un esempio. Chi vuole rispondere alle domande per primo? Ma proviamo, provo io a rispondere. Ok, allora, la prima domanda, vabbè, tu hai già presentato il titolo, però andiamo con ordine. Il racconto che tu stai presentando, si intitola? Signori in vettura, e si riferisce al fatto che il nonno, che sostanzialmente è il protagonista, insomma, spicca perlomeno la sua figura, spicca di più sugli altri, era un capostazione in pensione, quindi sostanzialmente lui guida la famiglia, no? Esattamente come prima guidava in un certo senso il traffico della stazione, ecco. Non è andato mai. Non è andato mai veramente in pensione, ecco lui. E questo racconto è inedito o si può trovare dove? Allora, no, questo racconto ora non è più inedito e lo potete trovare in due pubblicazioni diverse. Una è proprio il titolo proprio in vettura e lo trovate soltanto su Amazon, anche con formato ebook, insieme ad altri racconti, naturalmente. E poi ora l'ho ristampato in stagioni di cara edizione. Quello però è un libro che si trova non soltanto su Amazon, ma siccome si trova anche su IBS, lo potete benissimo ordinare anche in libreria. Il significato del Natale, vabbè, l'hai già spiegato, quindi lo so. Se hai da aggiungere, ti è venuto in mente qualcosa che potevi dire in più rispetto a questa famiglia? Questo è un racconto, sì, questo racconto appunto, siccome appunto queste resoconti, queste vacanze, effettivamente perlomeno l'esodo sia in andata che in ritorno era decisamente demenziale, va pensato che insomma insomma, è quasi incredibile, perché se pensate che quando facevo elementari, per quando ho iniziato a fare questi viaggi, avevo 5 anni e quando ho smesso ne avevo
più di 20, e quindi nonostante questo si svolgevano sempre più o meno allo stesso modo. Comunque già alle elementari ricordo benissimo il fatto che la maestra ci leggeva delle pagine testi, insomma, che erano date alla nostra età, e un giorno ci desse proprio il resoconto di questa famiglia che faceva queste villeggiature, questi viaggi negli anni 30. Il protagonista era un certo genere, quindi già il nome era tutto un programma, era il classico bambino vestito alla marinaretta, e anche il bambino partecipava a questa specie di trasloco portando le cato al collo una padella. E quindi quando arrivavamo a questo dettaglio tutti i miei compagni si misero a ridere, io rimasi seria invece. Allora la maestra se ne accorse e mi disse: ma tu dall'olio non ridi, perché? Dissi: perché non si fa uguale se non peggio. Allora sì che i ragazzi si misero a ridere. Ovviamente quando tornai a casa dissi: lo sapevo io che ci ridono tutti dietro, capito? Perché effettivamente io lì racconto, non so, che i nonni si volevano portare nonostante il camioncino carico fino proprio stracarico, e volevano poi portare per forza 2 litri d'olio dietro, come i 2 litri di vino. E una volta quest'olio è caduto e si è frantumato in 1000 pezzi, tutta la gente rideva. Io ve lo scrivo: io però avevo 12 anni e avevo un senso del ridicolo molto sviluppato, insomma. Cioè, io me ne accorgevo, invece i nonni no. A me... Allora, vediamo un po'. Invece... Yolanda! Che non ti vedo, ma ti immagino. Ti immagino lì. Dimmi. Dici tu invece che cosa. Allora, intanto il titolo della raccolta che vuoi presentare: Una vita sotto il sole, edito dalla Riversi Edizione. C'è una poesia in particolare che. Allora, una poesia che scelgo, che si avvicina più alla tematica del Natale, è l'immagine della luce. Questa è una poesia piuttosto che parla, diciamo, di fede, e quindi è quella più azzeccata alla tematica del Natale. La dico? Puoi tranquillamente leggere. Allora. L'immagine della luce. In una povera stanza mi trovai e da una finestra entrò un raggio di sole che con i suoi colori un dipinto. Dopo una lunga tempesta di sofferenze, da quell'immagine riflessa sulle mura, nacque una luce che illuminò i miei occhi ciechi e con il calore del suo amore riscaldò la notte più fredda del mio cuore. A risveglio della mia coscienza, un serpente strinse la mia gola, sul punto di morire, con la forza di coraggio mi liberai da questa morsa. Aperti gli occhi, in una stanza buia mi trovai, ma col pensiero rivolto all'immagine nel mio cuore rinacque la fede, e con la luce dei miei occhi vidi la purezza della vita e dell'amore. Bella! Brava, dai. Diciamo, è piuttosto allegorica la poesia, molto allegorica, quindi non vi spaventate di quel serpente, che è un'allegoria, diciamo. Chiarissimo, chiarissimo. Praticamente il serpente indica, come dire, una figura nemica del male, ecco. E quindi voglio rappresentare un po' quella figura che cerca di corrompermi in un certo qual senso, e quindi rivolgendo lo sguardo a quell'immagine di luce, di speranza, di fede, è tutta un'altra cosa. Quindi vedi l'amore in tutte le sue autenticità, ecco. Ok, bella, brava. Allora, mi faccio le domande da sola. Allora, Natale, extra di extraterrestre aliena, che è il giallo ambientato a Natale che volevo presentarvi.
si può acquistare su Amazon. E lo pseudonimo utilizzato è Cable Evans, scritto cable, staccato Evans. È stato pubblicato con lulu.com e appunto il significato del Natale l'ho spiegato prima. Comunque loro attraverso questo voler ricercare l'unità, la famiglia e se stessi, proprio nel periodo di Natale loro si sentono più pronti a fare questo viaggio, questa ricerca, anche perché poi scoprirete che la protagonista ha una fissa per il Natale in tutti i sensi, come qualcuno di cui abbiamo parlato, e quindi ama tutto, sia la festa, sia le decorazioni, le canzoni, tutto ciò che c'entra con Natale, tutto. Infatti anche la prima canzone che introduce il capitolo, oltre a spiegare la protagonista e quello che prova in quel momento, parla proprio del Natale perché per lei questo periodo è molto importante e proprio il Natale sarà ciò che le permetterà di capire qual è la sua vera strada e chi è la persona di cui si deve davvero fidare, a cui può aprire il suo cuore senza avere dubbi.